Andiamo dunque subito a vedere i protagonisti della prossima partita. C'è ancora la Sampdoria di fronte, ci sarà l'Hellas Verona FC eSports. La Sampdoria non ha riposato ma cambia il player, perché per la Sampdoria c'è Giovi. Dall'altra parte invece continua la scelta della formazione veronese, perché gioca Enzo Tramontano. Enzo sconfitto nella scorsa partita dal Milan di Cresi con quel famoso tiro alla mattonella, no? 1-0 che può far male all'Hellas, perché è passato all'ultimo posto in classifica anche grazie alla sorprendente vittoria dell'Udinese nel turno precedente. Di conseguenza si trova di fronte il peggior avversario possibile, perché la Samp è prima in classifica. Assolutamente sì, è un gol che sicuramente ha pesato e quindi sicuramente cercheranno di dare entrambi il massimo in questa partita. Il Verona deve vincere per forza. Sono 3 punti importantissimi che secondo me ha anche la possibilità e la capacità di guadagnare, perché abbiamo visto nella scorsa partita, persa 1-0 contro il Milan di Cresi, e è stata anche lì una partita abbastanza combattuta. Si è creato poco, ma un po' forse come in tutte queste partite di questa giornata e anzi di questo girone, perché a differenza del girone A abbiamo visto delle partite molto più tattiche, molto più ciniche, anche molto più tirate, molto perché più tirate. Basta un gol, Elena, e veramente cambia il risultato da una parte e dall'altra. Tanti 1-0, 0-0, 2-1. Significa che tutti i player sono davvero sullo stesso livello. Non mi aspettavo ad esempio che l'Udinese ribaltasse la situazione di ieri. Bravissima però la formazione bianconera, che ha messo però in difficoltà il Verona. Assolutamente sì, anche se io un po' forse mi aspettavo che il girone B fosse un pochettino più cinico, come abbiamo appunto detto, perché insomma il girone A è terminato, le partite sono terminate, quindi iniziamo anche un po' ad avere l'idea di quelle che saranno poi le squadre che si scontreranno nel loser bracket. Quindi è anche importante avere questa preparazione, questa mentalità. Durante le prime giornate, nel primo girone, infatti abbiamo visto forse tante giocate in più, delle partite molto meno tattiche sotto alcuni punti di vista, cosa che invece oggi abbiamo visto tantissimo. Beh, ad esempio Elena ha detto una cosa molto importante, il Doc prima, va bene che la Sampdoria è prima in classifica e penso che poi l'obiettivo sia quello di rimanere prima in classifica, il che ha tutta una serie di risultati e bonus per chi arriva primo in classifica, però ha già superato quella quota 11 punti di cui parlavamo, quindi a quota 12, può essere anche rilassata per quanto riguarda il pareggio ottenuto adesso contro il Milan. Cosa ti aspetti da Giove della Samp? Che continui ad andare ad un livello molto alto per cercare comunque la vittoria, oppure potrebbe addirittura rilassarsi? Penso che cercherà comunque la vittoria, abbiamo visto che sta infatti annuendo e stava dicendo no con la testa quando tu stavi dicendo appunto potrebbe forse rilassarsi. No, assolutamente no, vedo che sono rimasti tutti in clima partita oggi e quindi credo che faranno di tutto per vincere. Tra l'altro abbiamo visto che Giovi è anche molto bravo ad imporre il suo gioco, ad imporre il suo ritmo, i suoi tempi. È per lui molto importante andare in vantaggio, quindi credo che cercherà subito di ottenere il primo gol. Certo, è anche vero che abbiamo Enzo Tramontano dall'altra parte del Verona, che deve vincere per forza, perché sono punti fondamentali, quindi bisogna capire chi riuscirà ad imporre per primo il suo gioco. Intanto la partita è iniziata. Si comincia dunque, Elena, il tuo battesimo è Sampdoria contro Hellas Verona, Giovi contro Enzo Tramontano. Il Doria che porta su il pallone con Paolo Maldini, Felipe Anderson, poi andremo magari anche con Flavio a vedere la scelta di Felipe Anderson, unica squadra la Samp a usarlo sempre titolare. Ed ecco il tiro dal limite dell'area, questa volta non c'è il time verde e para Magnè. Non c'è il time, abbiamo visto che è fondamentale quando ci sono questi tiri da distanza, ma come ti ho detto poco fa, Giovi sta già cercando la prima azione da gol, quindi sono sicura che non sarà l'ultima e stanno cercando entrambi di prendere un pochino di tempo ma di imporsi a vicenda, quindi sarà proprio fondamentale capire chi riuscirà a fare questa prima azione.
Il Verona attacca con Gullit, servito da R9. Vediamo se apre, invece torna all'indietro. Barella, buono lo spunto da parte dell'Hellas, che però incredibilmente non trova lo specchio della porta. Stavo già esultando. Stavi già esultando, stava quasi esultando anche in Sotramontano. Andremo poi a chiedere al nostro Flavio se secondo lui, con il time, sarebbe potuto entrare questo gol. Incredibile l'azione costruita dal Verona in velocità, davvero con tre passaggi, è entrato in area di rigore Enzo, ha fatto molta paura a Giovi, che ora si riaffaccia in avanti. Zlatan Ibrahimovic, che sì, per un attimo perde il pallone, poi lo recupera Hernandez, Frank che sì, vorrebbe Gullit, non riesce a servirlo, allora va dall'altra parte, c'è Zlatan, R9 se la mette sul destro, una finta, R9! Pallone sotto la spalla praticamente di McManyan, un po' di fortuna quella che non ha avuto l'Hellas in precedenza, ce l'ha avuta la Samp di Giovi che sblocca il risultato. Un po' di fortuna, anche se è stato sicuramente molto bravo, una bella azione, costruita bene, ha ragionato molto, ha avuto un'occasione per tirare in precedenza, non l'ha fatto, ha fatto una finta, è tornato indietro e ha cercato di nuovo quel passaggio un po' più sicuro. Abbiamo visto che infatti Giovi ha uno stile di gioco molto lento, cerca di costruire l'azione in modo da essere, diciamo, sicuri al 100% di poter tirare e di poter essere nella posizione giusta per poter segnare. Qui il Verona forse un po' tramortito anche, Elena, ad aver subito un gol non perfetto, Maignan, nell'occasione. In questo caso diciamo che però era entrato bene il Verona, subire un gol subito nel primo quarto d'ora non è proprio ideale per una squadra che cerca i tre punti. No, non è ideale, infatti deve essere bravissimo Enzo Tramontano a cercare di mantenere alta la concentrazione e cercare di non subire queste azioni che sono proprio quelle più pericolose, perché Giovi quando entra in area fa molto male. E in effetti qui abbiamo visto la parata di Maignan che si è fatto un attimino perdonare rispetto all'intervento in precedenza, ma la Sampdoria continua ad attaccare. Felipe Anderson duetta con Gullit, pallone dentro, R9! E se prima abbiamo parlato di occasione incredibile, non possiamo far altro che dirla anche qua. Cosa ha sbagliato davanti alla porta? A volte la fortuna dà e altre volte toglie, è stato secondo me giusto così, anche se l'azione comunque era bella, molto bene Giovi, un po' meno forse Enzo Tramontano durante la fase difensiva. Qui la cross sul secondo palo, R9 non riesce a prendere il pallone, guadagna il calcio d'angolo, l'Hellas Verona lo batte proprio Felipe Anderson, Ronaldinho all'indietro da Teo Hernandez, vediamo, addirittura potrebbe anche vedere la porta da lì, invece va da Kalidou Koulibaly. Non è per Ruud Gullit, ancora Koulibaly dentro, il pallone non si vuole, proprio Koulibaly lì al limite per dare l'assist dentro, esatto, l'area. Quanto è importante mantenere la concentrazione, mantenere anche la calma per cercare forse a volte quel passaggio in più che può dare l'azione da gol. Felipe Anderson dentro, non ha trovato Ibrahimovic, allora torna all'indietro saggiamente. Si va da Teo Hernandez, proprio Felipe Anderson che torna dal proprio terzino sinistro. Ancora Felipao. Per che sì, Gullit, siamo al limite, che sì, per un attimo si perde il pallone, poi trova Felipe Anderson, Zlatan, ancora Felipe Anderson, molto bravo Darmian, in questo caso abbiamo notato tutta la calma di Giovi nella costruzione d'attacco, è mancato l'ultimo passaggio. Esatto, è mancato proprio quell'ultimo passaggio, però come abbiamo ripetuto più volte, la calma forse è uno dei suoi punti forti. Gullit per Darmian. Torna da Koulibaly, abbiamo oltrepassato la mezz'ora, la Samp è in vantaggio per 1-0 grazie alla rete al 13° minuto di R9. Teo Hernandez, pallone per Zlatan, ancora una volta la difesa dell'Hellas Verona che riesce a recuperare. Ronaldo parte in contropiede, va da Zlatan, vediamo se sul primo passo riesce a superare l'avversario. Posizione di ala destra, Zlatan rientra e trova Gullit, a rimorchio Barella. Non è che rimane però lontano dallo specchio della porta della Samp. Si cerca Chiesa. R9 avrebbe il tempo per calciare. Se la mette però sul sinistro, poi sul destro. Ha perso quell'attimo di troppo Enzo. Ha perso il tempo. C'era forse anche un passaggio davanti alla porta. Avrebbe potuto forse aspettare un attimo di più. Magari lo rivedremo dopo nelle azioni salienti. Qui sbaglia però l'Hellas, quasi portato a tenere il possesso palla. Non è riuscito a trovare però i propri centrocampisti. Il pro player giallo-blu. Allora riparte la Samp, che sì, Ibrahimovic, c'era il taglio di R9, non lo esplora, allora torna all'indietro saggiamente, tiene il pallone la formazione blu cerchiata, che sì, Ruud Gullit, c'è il taglio di Ibra,
non si va però da lui. Gullit mantiene il possesso palla, che sia ancora per Gullit. Con calma naturalmente il cronometro è dalla sua parte, si apre Darmian in una delle poche sortite offensive sul secondo palo. Ibra, Felipe Anderson, l'aveva costruita davvero bene Giovi. L'aveva costruita davvero bene, però l'Hellas Verona è stato molto bravo in difesa questa volta e non ha lasciato troppi buchi come magari nell'azione precedente, anche se vedo che sta forse temporeggiando un po' troppo. Dovrebbe cercare, come dicevi prima, forse quell'azione in più, quel passaggio in più, e deve cercare anche di alzare un attimino il ritmo, perché è sotto di un gol, ripetiamo, deve vincere per forza, deve per forza conquistare i tre punti. Ed è bravo Giovi a portarti, anche mentre si conclude il primo tempo 1-0 per la Sampdoria, dicevo è bravo Giovi a portarti quasi nella sua rete, a dire sono io in vantaggio, devi stare al mio gioco, quando io ho il possesso di palla rallento il ritmo. Deve essere bravo Enzo Tramontano a non innervosirsi, a riuscire a prendere subito palla e andare in velocità, perché abbiamo visto che comunque ha fatto male a Giovi. Ricordiamo ancora quell'occasionissima all'inizio del primo tempo. L'Hellas Verona non ha giocato male questo primo tempo, ma non è riuscito a concretizzare le poche azioni che ha avuto. Assolutamente, non ha giocato male, anzi, come hai detto tu, deve concretizzare di più, deve finalizzare di più, perché ha creato tanto, entrambi hanno creato, però sta giocando una partita forse un po' più difensiva, quando deve per forza attaccare, perché abbiamo visto ne ha tutte le capacità. E qui Ronaldinho con il sinistro non trova nemmeno lo specchio della porta, incredibilmente ancora una volta la conclusione qui di Digno ci ha sorpreso in negativo, perché non è riuscito a trovare la porta. Ma un Hellas Verona molto aggressivo in questo inizio di ripresa, Ronaldo perde il pallone però due volte sull'attacco di Kessié e può ripartire la Samp. Teo Hernandez per Paolo Maldini, gira molto bene dall'altra parte per Spinazzola che stoppa e viene chiuso però in rimessa laterale. Attacca proprio Spinazzola con le mani. Gullit per Franchessi. Ancora Ruth Gullit. Ronaldinho avrebbe su quella fascia Spinazzola. La esplora. Nemo se la mette in mezzo. Spinazzola invece torna da Digno. Che sì. Gullit scambia con l'ivoriano. Ancora Ruth Gullit dentro. Zlatan Ibrahimovic se l'è quasi preparata per calciare. R9 invece in una posizione più difficile. Rimane lì il pallone. Danza dentro l'area. Si torna lì indietro. Gullit, Ronaldinho, ancora Gullit, Zlatan Ibrahimovic, sempre un passaggio in più, qui Giovi la poteva chiudere, questa volta è stato anche molto bravo Enzo ad anticipare un po', a cercare di coprire quel passaggio che si stava creando e stava diventando molto pericoloso. Giovi sta imponendo il suo gioco, i suoi tempi, i suoi ritmi. Abbiamo un Verona un po' troppo nervoso, un po' troppo frettoloso. E ora vediamo se riesce a smentirti immediatamente Enzo con Teo Hernandez. Il pallone però è troppo docile tra le braccia di Szczęsny e qui invece ha fatto proprio la scelta che ti aspettavi da un Verona frettoloso, non andare a rientrare per cercare magari un compagno al limite dell'area, crossare immediatamente quando non c'era nessuno dentro. Esattamente, siamo comunque al 61esimo, quindi c'è tempo, c'è tutto il tempo di recuperare, ci sono anche le capacità, le possibilità, però bisogna assolutamente mantenere la calma e non concedere tutti questi spazi, perché Giovi è troppo pericoloso quando arriva davanti alla porta. E vediamo infatti che Giovi arriva quasi al limite con Spinazzola, che sì, costretto però a tornare all'indietro per la buona pressione dell'Hellas Verona, che sì, si libera di due uomini ma non sa chi passare la palla. C'è il passaggio verso Felipe Anderson, Ruth Gullit lo aspetta e gli cancella il pallone. Vediamo se riparte velocemente l'Hellas. Chiesa, Barella sbaglia, un pallone sanguinoso da quella parte, attenzione alla Samp. Gullit prova addirittura un passaggio volante però non gli riesce. Zlatan Ibrahimovic, Gullit, vediamo se cambia il lato di campo, invece tiene la zona centrale. Barella, Chiesa, si aprono gli spazi, Ronaldinho vince un contrasto, Ronaldo è bravissimo, Paolo Maldini, a sradicargli il pallone dal piede. Bravissimo, in questo caso ha fatto davvero la differenza, perché c'era un gol nell'aria, eravamo quasi arrivati a vedere il pareggio che forse un po' ci stiamo aspettando questa reazione dall'Hellas Verona. E la Sverona che però ora deve difendere, beh, con calma, la Samp si fa vedere in avanti, un giocatore come Giovi può colpirti in qualsiasi minuto della partita. Che sì, tre quarti offensiva, ci sono praticamente 6-7 uomini dentro l'area di rigore. Spinazzola,
Cross verso il secondo palo, Felipe Anderson non può saltare per il buon intervento difensivo del Verona. Ultimi 20 minuti di gioco, riparte Ibrahimovic verso Gullit, attenzione al taglio di R9, pallone un po' laterale, allora può uscire Szczęsny. Un po' troppo pretenzioso e, come abbiamo detto prima, sta perdendo il controllo. Siamo al 74esimo, la partita non è ancora finita, deve essere bravo a mantenere la calma e a recuperare questi palloni che possono veramente fare la differenza con le ripartenze. Anche perché dall'altra parte Giovi sta un po' giocando col fuoco, perché siamo solo in vantaggio 1-0 al minuto numero 75, quindi c'è un quarto d'ora per arrivare almeno al pareggio di un Verona però che non riesce a dare la zampata decisiva e ora rischia perché c'è il passaggio verso Ibrahimovic. Molto bravo Koulibaly a chiudere. Molto bravo questo recupero e vediamo se riuscirà un po' a sbloccare questa situazione di stallo, perché non riesce a rimanere in partita. Sembra quasi che si sia già un po' rassegnato a questa sconfitta al Verona, anche se secondo me ha tutte le capacità per poter rimettere in gioco questa partita. E si vede anche dalle tattiche che utilizza in questo caso Enzo Tramontano. Classica, ampiezza, gioco veloce e ripartenza subito in pressing costante. Vediamo chi viene schierato, una panchina piuttosto variegata perché abbiamo visto anche Vlahovic, Damsgaard per quanto riguarda la formazione veronese, che ora riprenderà il gioco comunque con alcune sostituzioni che potrebbero cambiare il corso di questa partita. Anche la Samp ha cambiato degli uomini, Samp che ha inserito Milinkovic-Savic come nella scorsa partita al posto di Felipe Anderson, entra invece Daniele Verde al posto di un terzino, Hernandez, ma entra Spinazzola per Chiesa. Attenzione perché questa palla può essere quella del 2-0. Ibrahimovic, Maignan chiude lo specchio, molto bravo Enzo a non dare però il passaggio da parte di Zlatan, che poteva fare molto meglio. Poteva fare meglio, sicuramente l'azione era costruita molto bene, è stato bravissimo Enzo a difendere, ma non è ancora finita. Sì, perché la Samp è ancora in avanti, attenzione, Ronaldinho sbaglia davanti alla porta, incredibile, e il terzo urlo a vuoto. Cosa gli devo fare a questi pro player? Non ci sta credendo neanche Giovi, tra l'altro, abbiamo visto adesso la sua reazione, sta forse osando un pochettino di più in questo finale di partita, anche se diciamo le azioni non sono proprio pulitissime, ma riesce comunque a recuperare dei palloni molto importanti, molto pericolosi come questo. La partita si sta incanalando nei suoi binari anche a causa degli errori difensivi, di un pressing costante che non sta funzionando per l'Hellas Verona. Ora invece tiene il possesso palla, gran giocata di Ruud Gullit, il tempo, il cronometro dalla sua parte, ma anche la tecnica, ancora il tulipano olandese che prova a sbocciare sulla fascia. Gullit lo mantiene questo pallone, non gli viene sradicato, ancora incredibile cosa sta facendo Giovi per far scorrere il tempo, nessuno gli ruba il pallone, alla fine arriva in qualche modo ma guadagna la rimessa laterale. Ultimo minuto di gioco, poi sarà solo recupero, pallone per Ronaldinho, altro gestore di palloni, si va da Ruud Gullit, non calcia naturalmente la Samp, vuole far scorrere questo cronometro ma l'Hellas recupera. Immergiamoci nell'ultimo minuto, Barella, lancio lungo, Spinazzola in anticipo e si chiude questo match perché la Samp è in completo controllo. Szczęsny non può nemmeno rinviare. Questa è la classica partita che disegna come è andato questo girone B. 1-0 per la Samp, capolista.